settimana alla scuola con la GIA è stato con il mio la bacchetta magica e incontrarlo il professore. Dopo il corso di trasfigurazione ha inizio la lezione di pozioni con il professore Pietro. Pietro iniziò la lezione prendendo il registro e giunto all'ordine si fermò. Ah, vedo Harry Potter. Beaton finì di fare l'appello e alzò lo sguardo sulla classe. Aveva gli occhi neri, gelidi e vuoti. Facevano pensare a due tunnel immersi nel buio. Siete qui per imparare la delicata scienza e l'arte esatta della pozione. Cominciò. Le sue parole erano poco più di un sussurro. Poiché qui non si agita insulsamente la bacchetta, molti di voi stenteranno a credere che si tratti di magia. Non mi aspetto che comprendiate a fondo la bellezza del calderone che bolle a fuoco lento con i suoi vapori scintillanti, il delicato potere dei liquidi che scorrono nelle vene umane, ammaliando la mente, stregando i sensi. Io posso insegnarvi a imbottigliare la fama, la gloria, addirittura la morte, sempre che non siate una manica di teste di legno, come in genere sono tutti gli allievi che mi toccano. Potter! Che cosa ottengo se verso della radice di Asfodela in polvere dentro un infuso di artemisia? Non lo so, disse. Vai, Hermione! Hermione era già lì con la mano alzata. Bene, bene. È chiaro che la fama non è tutto. Proviamo ancora, Potter. Dove guarderesti se ti dicessi di trovarmi una pietra Bezoar? Non lo so, signore. Immagino che tu non abbia neanche aperto un libro prima di venire qui, vero, Potter? Harry si costrinse a continuare a guardare quegli occhi glaciali. In realtà aveva dato una scorsa ai libri, ma forse Piton si aspettava che ricordasse tutto quel che era scritto in mille erbe e funghi magici? E Potter, qual è la differenza tra Aconitum napellus e Aconitum licoctonum? A questo punto Hermione si alzò in piedi con la mano protesa come se volesse toccare il soffitto. Non lo so, disse Harry tranquillamente. Ma penso che Hermione lo sappia, perché non prova a chiedere a lei? Alcuni risero, ma Piton non lo trovò affatto divertente. Sta seduta! Ordinò secco a Hermione. Per tua norma e regola, Potter, Asfodelio e Artemisia insieme fanno una pozione soporifera talmente potente da andare sotto il nome di distillato della morte vivente. Un benzoar! È una pietra che si trova nella pancia delle capre. E...